Benvenuti a tutti, cari amici. La sitcom di oggi ci propone un argomento molto interessante e coinvolgente: i viaggi. Sì, viaggiare per diversi motivi: lavoro, studio, vacanza. Ciao Manuel. Ciao Patrizia. Salve a tutti e ben ritornati a tutti gli amici a casa. Manuel, ti piace viaggiare? Sì, mi piace viaggiare. Sono curioso di visitare paesi nuovi, conoscere modi di vita, usi e tradizioni di popoli diversi. E tu, Patrizia? Anch'io amo viaggiare. Bene, continuiamo il nostro corso di italiano con l'aiuto della famiglia Fappan. Ti va? Sì, è sempre più divertente. Cosa è successo oggi in casa Fappani? Vediamo insieme la nona puntata. Anna va di fretta questa mattina e non attende il caffè a letto. Tocca a lei aprire l'ufficio dell'agenzia di viaggi, che gestisce con la collega Marinella. Anna svolge le sue abituali mansioni in ufficio. Arriva la collega Marinella dopo la palestra. Anna gestisce con la collega Marinella un'agenzia di viaggi. E tu, Manuel, quando parti per un viaggio, ti rechi in agenzia per informarti e per le prenotazioni? Prima progetto il mio viaggio, poi cerco informazioni su internet, ma anche su dépliant e cataloghi. Per la prenotazione dei voli e l'acquisto dei biglietti mi affido a un'agenzia, perché mi rassicura. Anch'io mi servo dell'agenzia. Ed ora scorriamo insieme i nostri personaggi e scopriamo dove trascorreranno le loro vacanze. Certamente, anch'io sono curioso di cominciare con la nostra famiglia Fappani. Dove andranno in vacanza il signor Paolo Fappani e signora? Per loro non sarà certo un problema, dato che lei lavora nel ramo. E poi intervisteremo Marta e i suoi compagni di classe, che sicuramente avranno mete diverse dai loro genitori. Anna, dove andrai in vacanza quest'estate? Ho scelto una crociera nel Mar Mediterraneo, con partenza da Savona, e scalo a Napoli, Alessandria d'Egitto, Limasso, Rodi, Malta, Tunisi e Savona. Con chi? Andrò con mio marito Paolo e mio figlio Carlo. Mia figlia Marta quest'anno non verrà con noi. Trascorrerà le vacanze con alcuni suoi compagni di classe. Dove alloggerai? Naturalmente alloggeremo in una cabina e a terra in camere d'albergo. Marta, dove andrai in vacanza quest'estate? Parigi, Amsterdam, Londra, Dublino, Berlino, Praga e Vienna. Con chi? Luca, Nicole e Roberta. Con che mezzo? Viaggeremo in treno con il biglietto Interrail UF, facendo un lungo viaggio attraverso l'Europa nelle principali capitali europee. Dove alloggerai? E alloggeremo negli ostelli degli studenti. I nostri personaggi, per indicare la persona che parla, la persona che ascolta, la persona di cui si parla, senza specificare o ripetere il nome, usano il pronome personale. Io sono pronta. Tu no. Io organizzo con loro il viaggio. Io e noi indicano la persona che parla. Tu e voi indicano la persona che ascolta. Egli e loro indicano la persona di cui si parla. Vediamo quali sono i pronomi personali. I pronomi personali soggetto sono io,
tu, egli, lui, esso, ella, lei, essa, noi, voi, essi, loro, esse, loro. I pronomi personali soggetto si usano per indicare chi compie l'azione. I pronomi personali complemento oggetto sono me, mi, te, ti, lui, esso, se, si, lei, essa, se, si, ci, ce, vi, ve, essi, loro, se, li, ne, si, esse, loro, se, le, ne, si. I pronomi personali oggetto servono ad indicare chi riceve l'azione. Io vi parlo. Io parlo a voi. Facile, no? Ascoltiamo cosa dicono. La mia collega Marinella va in palestra e tocca a me aprire l'agenzia. La tua collega Marinella è sempre in perfetta forma. E tu? E io? E tu non hai bisogno di palestra, tu sei in perfetta forma. Lei ha delle scarpe nuove, anch'io voglio delle scarpe nuove, ma coi tacchetti da 10 centimetri. Tu hai 10 minuti di tempo per prepararti, ti accompagno io a scuola. Sì, in centro è meglio, ma mi lasci guardare le offerte su computer. Prego. Io? Tu, egli, lui, esso, ella, lei, essa, noi, voi, essi, loro, esse, loro. I pronomi li usiamo al posto del nome per non ripetere sempre gli stessi nomi. Proviamo insieme a fare gli esercizi. Anna andrà nel Mar Mediterraneo. Lei viaggerà con la nave. Lei trascorrerà le vacanze con Carlo e Paolo. Loro alloggeranno in cabina e in albergo. E tu? Dove andrai? Con che mezzo? Con chi partirai? Dove alloggerai? Patrizia, tu dove andrai? Io andrò nell'Europa dell'Est. E tu? Io andrò in Africa occidentale, a ovest. E tu? Dove andrai? Con che mezzo? Con chi partirai? Dove alloggerai? Marta andrà a Parigi. Marta viaggerà in treno. Marta andrà con i suoi compagni di classe. Marta alloggerà presso gli ostelli. Io andrò al lago Balaton, in Ungheria. Io viaggerò in pullman. Io andrò con una mia collega. Noi alloggeremo presso alberghi. Usiamo insieme le parole della lingua italiana. Cos'è questo? Cos'è questa? L'orario. La stazione ferroviaria. Il bagaglio.
Il biglietto. I documenti. L'aeroplano. L'aeroporto. Il treno. La nave. Il pullman. L'albergo. La cabina della nave. L'hostess. Il porto. Il pilota. Il traghetto. Il nostro tempo è finito. Sul sito www.italianoinfamiglia.it trovate gli esercizi per diventare bravi. Sul quaderno verde gli esercizi facili, sul quaderno rosso gli esercizi difficili. Arrivederci, ci vediamo presto. E alla prossima puntata. Ciao ciao!